Eric Hassler è un assistente sessuale tedesco. Ingegnere di 63 anni, si è avvicinato alla sessualità dei disabili attraverso il mondo dello sport. Fai Notizia lo ha intervistato a proposito del suo approccio all'assistenza sessuale e del percorso di formazione affrontato per ottenere l'abilitazione. Eric, perché ha deciso di diventare un assistente sessuale? Non è successo così velocemente. Sono stato impegnato nel campo dello sport per disabili e mi occupavo anche di sessualità dei partner nel mondo della disabilità. Poi il resto è venuto automaticamente. Ha seguito un percorso di formazione specifico? Sì, ho seguito un percorso di formazione. Nel nostro gruppo eravamo in 10, 8 donne e 2 uomini. Nella formazione abbiamo imparato innanzitutto a gestire il contatto personale. In modo particolare ci siamo occupati di conoscere noi stessi e la nostra biografia sessuale, il nostro modo di vivere il sesso. Abbiamo discusso della nostra formazione individuale e dell'interpretazione del sesso nella nostra vita. Infine, abbiamo iniziato a relazionarci con tutte le diverse disabilità. Con quali tipi di disabilità avete imparato a rapportarvi? Con tutte le disabilità, fisiche, mentali, psichiche, senza dimenticare quelle sensoriali. Abbiamo imparato ad avere a che fare con qualsiasi tipo di disabilità. In che modo si articola una seduta? È difficile da spiegare in poche parole. Noi, innanzitutto, non vendiamo atti sessuali. Noi vendiamo il tempo dell'incontro. L'incontro è un approccio con il cliente. Consiste innanzitutto nel parlare con lui e c'è prima un colloquio con la persona da assistere e poi si procede all'accompagnamento sessuale. In ogni caso, ciascuna seduta può avere contenuti diversi. Le cose cambiano da cliente a cliente. Qual è il costo di una seduta? Una seduta di un'ora costa 90 euro. Personalmente si tratta di 2 o 3 incontri mensili, non è il mio lavoro. Io sono un ingegnere nel campo delle costruzioni, mi occupo dell'installazione di impianti sanitari e di riscaldamento. In che modo l'assistenza sessuale si coniuga con la sua vita privata? Sono assolutamente fortunato perché mia moglie non solo è a favore, ma mi conforta e mi sostiene in questo percorso. Secondo lei, perché in Italia non è possibile ottenere l'assistenza sessuale per i disabili? Perché l'accompagnamento sessuale, nella sua più ampia accezione di significato, ha a che fare con la prostituzione, perché noi siamo pagati per un servizio che coinvolge la sfera sessuale. In Italia la prostituzione non è formalmente accettata. Ma credo che il vostro paese stia facendo progressi positivi, perché circa 3 mesi fa c'è stata qui una produzione italiana che ha girato un film documentario. Magari ci vorrà ancora un po' di tempo, ma in futuro anche da voi in Italia ci sarà l'accompagnamento sessuale.